Nel precedente episodio avevamo distrutto una foresta intera cercando di capire più o meno quante assi era possibile farmare. Oggi, in questo nuovo video, per celebrare la nuova uscita del nuovo straniero Clip, andremo a vedere se farmando una mappa intera, dando priorità alla carica antimateria rispetto al piccone, se cambierà sostanzialmente la quantità del nostro farming. Mi raccomando, allacciate le cinture di sicurezza per questo episodio e non dimenticatevi soprattutto di supportare questo video lasciando un bel like. E per chi di voi si stesse chiedendo come è possibile che io la abbia già e perché io ho sprecato un voucher per essa, il mio consiglio è ovviamente di aspettare un giorno per l'uscita. Non sprecate un voucher per questo eroe. Con l'introduzione di questo nuovo eroe non potevano che mancare i bug associati ad essa. Infatti, con il rilascio di questo eroe, ma in particolare del suo vantaggio, e in questo piccolo trafiletto ci tengo a precisare che funziona sia come comandante che nella squadra, sarà possibile oltrepassare la soglia di limite del nostro zaino e quindi accumulare, diciamo, se abbiamo uno zaino da 240 spazi, fino a 260, 280, bisogna vedere anche quanta pazienza avete. Però, facendola breve breve, è possibile oltrepassare il limite del nostro zaino. Come? Semplicemente utilizzando la carica antimateria. Ma attenzione, perché ovviamente con la carica antimateria voi andrete, diciamo, a ottenere i materiali che otterreste normalmente spaccando un qualsiasi oggetto con la carica antimateria, appunto, e in più il bonus di questo eroe. I materiali aggiuntivi che verranno rilasciati, poi dipende se spaccate una roccia e ottenete minerale grezzo e polvere ossidata, ovvio che i materiali aggiuntivi saranno appunto minerale grezzo e polvere ossidata. Però questi materiali in più ci verranno direttamente messi nello zaino, quindi non verranno droppati in terra, a differenza di quelli che otterremo normalmente spaccando con la carica antimateria, no? Quindi di conseguenza, se siamo full nello zaino, quindi abbiamo tutti gli slot pieni e andiamo a tirare un pugno contro un oggetto, dobbiamo solamente aspettare che, diciamo, il bonus dell'eroe ci faccia entrare i materiali nello zaino e poi tornare indietro a lottare tutti quelli che abbiamo lasciato per strada, appunto con la carica antimateria. Insomma, è un po' complesso, ma poi vi ripeto che questo è un bug, ve lo faccio vedere subito così potete usufruirne in questo periodo come meglio volete, anche se magari in certi casi è un po' controproducente avere più cose nello zaino rispetto ai nostri slot, no? Semplicemente perché poi quando volete andarvi a craftare una trappola, un'arma eccetera eccetera, dovete ogni volta droppare tutto lo zaino in terra e poi farlo rientrare è impossibile, no? Chiaramente funziona solamente con il vantaggio squadra di questo eroe, scusate, con il bonus di questo eroe. Dopo aver chiuso questa piccola parentesi, che comunque vi ripeto è un bug e verrà patchata, passiamo al video vero e proprio. Clip, nuovo eroe che si unisce alla squadra della nostra casa base, anche se effettivamente già era presente, si presenta con i seguenti vantaggi. Vantaggio standard: gli oggetti distrutti dalla carica antimateria hanno una probabilità del 33% di lasciare componenti aggiuntivi, mentre invece come comandante gli oggetti distrutti sempre dalla carica antimateria hanno una probabilità del 100% di rilasciare componenti aggiuntivi. Questi componenti aggiuntivi altro non sono che le risorse che andremo a ottenere appunto spaccando con la carica antimateria. Quindi se andrò a tirare un pugno contro una roccia otterrò polvere di minerale grezzo, polvere finissima, nero carbone oppure ossidata, dipende un po' da che zona comunque vado. Mentre se spacco una macchina otterrò viti e bulloni, parti meccaniche, batterie. Insomma, i componenti aggiuntivi riguardano appunto l'oggetto spaccato in quell'istanza. Utilizzandolo come primario oppure messo nella squadra di eroi cambierà solamente la percentuale di probabilità, un po' come i wafer, no ragazzi? Che se utilizziamo qui nella ribalta per spaccare il ferro, ogni volta che spaccheremo qualcosa di ferro otterremo qualche wafer, mentre se utilizzato nella squadra dovrete a volte anche impazzire prima di trovare qualche wafer, no? Per esempio nella modalità del re mitico, faccio esempio. Ecco, il funzionamento è alla stessa maniera, in questo caso farmiamo solamente componenti aggiuntivi come vi dicevo prima, e sostanzialmente cambia solamente la percentuale di probabilità, quindi l'eroe in sé non darà risorse in più, semplicemente ci farà
ottenere risorse in più con maggiore frequenza. Però, allo stesso tempo, dovete considerare il fatto che non siamo con Souti Fossile oppure con Gest Archeologo dove possiamo spammare la carica antimateria quanto vogliamo, no? Quindi valutate bene anche voi con che eroe scendere in missione, soprattutto se poi volete fare in fretta a farmare, se siete più tipi da fare con calma, piuttosto che comunque utilizzarlo in missione e farmare qua e là quella carica antimateria che ci dà risorse in più. Insomma, ognuno poi ha le sue preferenze. Come avrete notato dall'inizio di questo video, sono partito con uno zaino vuoto e ho deciso di spaccare tutta questa zona industriale. E saltiamo direttamente alla fine e vediamo i risultati. Allora ragazzi, alla fine della missione, dopo aver svuotato completamente quello che era il quartiere industriale, siamo riusciti a farmare. Allora, facciamo 4500 di legna, 5k di mattone e 5k di ferro, però vi ricordo che avevo anche costruito col ferro intorno al rifugio e l'avevo potenziato anche tutto, giusto per tenere un po' il conto di quanti materiali riuscivo a farmare in una mappa intera. Poi 5 di raggio solare, 3 di corlucente, 2 di ossidiana, 161 parti meccaniche efficienti, 77 lucide, un ingegno rotante, 141 di spago intagliato e 82 di montano, uno solo di quarzo, uno di spago filato per fortuna, 9 di carbone, 3 di nastro adesivo, 44 di resina adesiva, 121 di polvere ossidata e 68 di polvere nera, 1030 assi, 32 batterie, 7 erbe fibrose, 830 di minerale grezzo, 8 di pancetta, 3 di fiori e 1301 viti. Ovviamente raga, il ragionamento qual è? È difficile farmare raggio solare, quarzo, corlucente, ossidiana in più, anche per dirvi il carbone, la resina adesiva, le erbe fibrose, la pancetta, perché diciamo che la quantità di cose di cui andiamo a aumentare il droppaggio è appunto sulla carica antimateria, quindi dobbiamo molto ragionare, perché nel momento in cui spaccheremo diciamo con il piccone non otterremo il boost in più sul farming, lo otterremo solamente utilizzando la carica antimateria, quindi fate bene attenzione. Io ragazzi ci ho messo un sacco di tempo per svuotare tutto il quartiere industriale con quell'eroe, semplicemente perché non è possibile spammare tante volte appunto il pugno. Però non preoccupatevi che adesso mi svuoto nuovamente lo zaino e proveremo a svuotare un'altra mappa, possibilmente magari una città, questa volta però utilizzando Souti Fossile e Clip ovviamente nella build. Quindi andremo a fare un mezzo paragone tra quello che è l'eroe utilizzato come primario e utilizzato nella build. Sappiamo che comunque cambia solo la percentuale di probabilità. E tutto questo zaino che ho farmato in tutta questa mappa te lo regalo a te. In questo caso te lo give a te, così io posso andare cambiare build e andare a farmare un'altra mappa con un altro eroe. Ok, quindi tutto quello che ho è tutto tuo. Ok. Mi senti? Scusa, facendo sempre questo. Non mi fa muovere. Vai, credo di sì. Ottimo. A few inches later. Allora ragazzi, ecco il risultato di quella che era la città farmata con Souti Fossile. E ci sono alcune cose che dovete sapere prima di giudicare diciamo il raccolto che abbiamo fatto con Souti piuttosto che quello che abbiamo fatto con Clip. Semplicemente utilizzando Souti Fossile ci ho impiegato sia la metà del tempo, perché comunque l'energia ci si ripristina molto più velocemente, e quindi di conseguenza riuscirete a spammare sì la carica antimateria molte più volte, ma di conseguenza ad utilizzare anche
anche la traslazione fasica molte più volte, perché diciamo che quando utilizzavo clip tendevo molto a non utilizzarla per appunto non sprecare tutta l'energia che avevo, mentre con Sauti Fossile comunque potete benissimo utilizzare anche la traslazione fasica, riprendervi quel secondo in più in modo che salga un po' l'energia e cominciare di nuovo a spaccare tutto con la carica antimateria. E il risultato è questo, ragazzi: abbiamo, vabbè, raggio solare, scagliabuia, tutti questi materiali che comunque non sono farmabili con la carica antimateria, a parte qualche rara occasione dove appunto abbiamo il cristallo appunto in basso, più o meno alla zona dove noi tiriamo il pugno, quell'altezza lì. In quel caso riusciremo sì a spaccarlo con la carica antimateria, ma basta che sia leggermente più in alto, leggermente più in basso, che lo distruggerete o con una scala oppure non ci arriverete mai con la carica antimateria. Quindi la soluzione è utilizzare solamente il piccone. Quindi di conseguenza la cosa che dovremo prestare più attenzione sono appunto i materiali che si farmano per creare trappole, armi, e non pancetta, cristalli, erbe fibrose o fiori, dove comunque è richiesta l'interazione del giocatore per poter lottare questi materiali, no? E niente, ragazzi, spero che l'idea vi sia piaciuta. Sì, il farming è qualcosa di ancora odioso, purtroppo possiamo ancora definirlo tale, però quella leggera boostata, quel leggero farm in più ogni tanto devo dire che si nota. Non tanto se utilizzato appunto nella squadra, quanto più utilizzato come primario. Se però dobbiamo scegliere se utilizzare clip come primario, andiamo a perdere quello che è la carica antimateria, tra virgolette, infinita, anche se ormai non lo è più infinita. Spero di essere stato abbastanza chiaro per tutti. Io vi ringrazio della visione. Vi ricordo di lasciare solo un bel pollicione in su per supportare questo episodio, per supportare il canale, per tante ragioni che non vi sto qui a elencare. E noi ci vediamo con il prossimo video. Bella bella! I wish to stay.